Questa è una di quelle giornate tipo quando stanno per arrivare degli sbarchi e quindi un'organizzazione massiccia e potente si muove per accogliere, dare cure, insomma i primi soccorsi, se così possiamo definire. Sì, come avete potuto modo di poter constatare, vedere, c'è qui una macchina ormai ben rodata che è diretta da Sua Eccellenza il prefetto Francesco Cannizzo. C'è un intervento corale di tutte le forze dell'ordine, oltre che dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo. Diciamo a chi ci sta ascoltando che non c'è alcun rischio di salute. Tutti i migranti sono rigorosamente controllati e visitati e quindi stiamo qua, stiamo facendo il nostro dovere. Ricordiamo che su questa banchina ci sono tre postazioni, tre gate dove vengono effettuate le visite, due per gli uomini e una per donne e per bambini. Ci sono ginecologi, pediatri, dermatologi, medici dell'emergenza. Siamo qui per dare appunto l'assistenza sanitaria. Questo coordinamento anche fra forze dell'ordine, polizia e carabinieri, spesso riuscite anche a stare bene insieme, perché molte delle volte ecco, il caos, la quantità di gente da gestire diventa assai complicato. Io posso testimoniare con la legge dura della testimonianza che non è mai accaduto questo, nel senso tutti gli sbarchi fossero a Lampedusa o fossero qui a Palermo su Molo Puntone e Molo 420, c'è sempre una perfetta armonia e sinergia tra tutte le forze, ripeto, la prefettura, la questura, l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, la capitaneria di porto, dico tutti quanti coralmente riescono e la Croce Rossa a integrarsi, la Caritas, ormai è una macchina talmente così rodata che ciascuno già sa qual è il proprio compito, sono ormai come dire autonomi anche nelle loro, e questa è una bella pagina perché questo significa che abbiamo dimostrato di essere pronti per la migliore assistenza sanitaria, ma anche per l'assistenza che non è quella non sanitaria. Vediamo anche il comune che è impegnato e questo diciamo è importante. Dottore, quali sono stati i casi in questa lunga esperienza, insomma, di migranti che sbarcano sul porto di Palermo? Quali sono le situazioni più gravi e quelle che vi hanno un po' fatto preoccupare, se così si può dire? Ma i casi sono diversi, perché gente che si è ancata da un lungo viaggio prima sulla terraferma, poi soffermarsi dove non sappiamo, in che condizioni, e poi il viaggio che può avere quegli imprevisti che tutti conosciamo e che quindi con dei risvolti sia fisici che psicologici. Chiaramente l'azienda sanitaria provinciale e tutte le altre forze che sono qui per assicurare prioritariamente la salute e dare un conforto a queste persone, a queste agenti, a questi fratelli, e mi permetto di chiamarli così, non asetticamente ma proprio in maniera fortemente emotiva, perché è chiaro che siamo degli uomini e per solidarietà dobbiamo considerarli fratelli come siamo io e lei in questo momento. E quindi diciamo molti, abbiamo avuto diversi casi di ustionati per idrocarburi e quindi ustioni perché magari la nafta andava a fuoco così sul gommone, quindi si ustionavano, disidratazioni, ma grosse preoccupazioni dal punto di vista proprio infettiviologico assolutamente, perché i controlli sono molto attenti sia sulle navi che l'Uxmaf che noi, per cui diciamo che sostanzialmente questo. Poi le donne in gravidanza, i bimbi, e siamo qui con molta serenità, col conforto, sapendo che c'è un'azienda sanitaria e una prefettura e tutte le varie strutture che danno un supporto massimo alla nostra attività, e siamo qui ad assicurare i livelli essenziali di assistenza e l'assistenza come fratelli.